Silenzio. Il sogno sta riposando. Pazientate, ragazzi, che prima o poi il sogno si risveglia e avrà un tale appetito che si vedrà costretto a rimettersi in viaggio per procurarsi il nutrimento necessario ed essere pronto a confrontarsi con qualunque tipo di realtà. È giusto, è pagato per questo. Per cavarsela, però, avrà bisogno di essere creduto e sostenuto, che comunque vada, possa contare sulla vostra determinazione. Osservatelo bene e scoprirete che vi somiglia assai. La ragione è chiara. Siete voi che lo avete voluto così, voi che gli avete impresso questi connotati. Peso e statura pari ai vostri desideri e alle vostre ambizioni. E quindi crescetelo bene, non fategli mancare nulla, e quando il vostro viso sarà disseminato di rughe, la vostra anima, al contrario, sarà ancora fresca e capace di slanci. Ciò vorrà dire che avrete lavorato bene. Pertanto, tenetelo lontano da agenti inquinanti, primo fra tutti la gelosia. Somministratelo con cautela per evitare effetti indesiderati, come l'abitudine. E nel caso foste sprovvisti di un sogno, affrettatevi a procurarvene uno, perché vivere senza è come vivere in bianco e nero. Insieme aspettando la notte, che le ore più belle sono sempre le ore più corte. Una luna dipinta, quattro stelle di carta stagnola e una sola canzone, leggera, che si libera e riempie di note quest'aria. Benvenuti gli zeri del mondo che scandiscono il tempo sognando, fortunati perché sono veri, perché hanno una faccia soltanto. Questa sera li incontrerai tutti. Sono loro i più accesi, i più matti. Un'occasione speciale davvero. E l'universo si tinse di zero. Maria Grazia, questi spaghetti sono superlativi, veramente sei stata grande. Nonna Palmi, dimmi. Ho fatto bene a venire a trovare stasera. Tanto contenta, sì, salute. Carezza. Ma tu lo capisci, no? Beh, mi sono altri due, sì, però prima finisco questi. Ma come vi siete conosciuti? Stavo a Villa Celimontana e ero piccola, avevo 16 anni. Poi ho visto con gli occhi azzurri. E come è successo, diciamo? Stavo dentro la macchina con lo stereo. Poi ho messo il naso di buon compleanno della canzone quando saluta. E l'ho conquistata. Ma Renà, sta a cominciare il programma. Il programma? Ma ragazzi, sta a iniziare il programma. Dobbiamo subito zero trasportarci, sennò arrivo tardi. Non c'è nessuno qui. Sono andati via tutti. Tutti a prendere Renato. E chi è questo Renato?